In molti miei video ho parlato di Raspberry Pi, o meglio ne ho accennato, e oggi è arrivato il momento di parlarne nel dettaglio. Un Raspberry Pi è questo. Ve lo faccio vedere. Questo cosetto viene definito un single board computer, ovvero un computer a scheda singola, perché contiene tutto quello che un computer dovrebbe avere. In questo video parlo di che cos'è un Raspberry Pi, perché è stato inventato, come viene utilizzato e come trovarlo, perché adesso trovarlo è leggermente difficile. Prima di andare avanti, piccolo disclaimer. Ovviamente non sono stato pagato per fare questo video, quindi questo video non ha lo scopo di sponsorizzare il Raspberry Pi, ma semplicemente ha due scopi. Punto 1, di informarvi su una tecnologia, secondo me interessante, anche perché l'ho citata in diversi video. E secondariamente vi voglio parlare del mio progetto che ho fatto con Raspberry Pi, e quindi prima di parlarvene devo raccontarvi cos'è un Raspberry Pi. In particolare, per lo scopo di questo video, io parlerò della Raspberry Pi versione 4, che è esattamente questo che avevo qua. Esistono altre versioni del Raspberry Pi, e in particolare se voi avete mai sentito parlare di Raspberry Pi, sapete che esiste anche la linea di Raspberry Pi 0, che ve ne parlerò in un altro video. E esiste anche il Raspberry Pi Pico, ma il Raspberry Pi Pico non è un single board computer ma un microcontrollore, e là ci dovrei fare un video a parte. Quindi adesso iniziamo col parlarne come è fatto un Raspberry Pi, e lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti i pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di Raspberry Pi. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. Qui c'è il mio tag, dove porto anticipazioni di video che poi alla fine porto su questo canale. In passato condividevo il mio account di Instagram col mio cane, che come ben sapete da questo video che ho fatto, purtroppo Killua se n'è andato. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con il Raspberry Pi, iniziando col dire come è fatto un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi è un computer a tutti gli effetti e ha tutti i componenti che ha un qualunque computer. Quindi iniziamo dal suo processore. Ha un processore sviluppato da un'azienda americana chiamata Broadcom, che implementa il set di istruzione ARM V8. Per intenderci, il set di istruzione ARM V8 è lo stesso del processore Apple M1. Qui abbiamo la RAM, che in base alle versioni può essere di 2, 4 o 8 giga. Invece in questo chip troviamo il Wi-Fi, che è sia a 2.4 che a 5 GHz, e inoltre ha anche il Bluetooth versione 5. Qui invece troviamo il cavo Ethernet, se preferiamo collegare il Raspberry Pi con un cavo invece che con il Wi-Fi. Poi ci sono due porte USB 2 e due porte USB 3. Se non sapete qual è la differenza tra le porte USB 2 e USB 3, non vi preoccupate, recuperate questo video in cui ve ne parlo nel dettaglio. Intanto continuiamo col parlare di come è fatto Raspberry Pi. Come tutti i computer, anche il Raspberry Pi utilizza un'unità di archiviazione, che in questo caso si parla di schede microSD, che può avere una capacità variabile in base a quella che comprate, e la scheda SD contiene anche il sistema operativo. Di solito come sistema operativo si usa Raspbian, che è una versione customizzata di Debian. Oh cazzo, un Debian. Se masticate del mondo Linux sapete cos'è Debian. Se non ne masticate, dovete semplicemente sapere che Raspbian è una versione di Linux customizzata per funzionare sui Raspberry Pi. So che si possono mettere altri sistemi operativi, tipo Android o addirittura Windows, ma io personalmente non l'ho mai utilizzati e ho sempre installato Raspbian. Per quanto riguarda lo schermo, abbiamo due scelte. O utilizziamo queste porte micro HDMI, che ce ne stanno due, quindi possiamo collegare fino a due schermi esterni. Se non avete un cavo con un attacco micro HDMI, non vi preoccupate, è sufficiente comprare un adattatore. Oppure, utilizzando questa porta, possiamo collegare un display esterno, che può anche essere touchscreen. Insomma, potete anche farvi il vostro tablet fatto in casa. Non so se l'avete notata, qui c'è una porta USB-C. Questa porta USB-C è solamente utilizzata per l'alimentazione, che di solito viene data tramite un alimentatore o anche un power bank, per esempio, perché consuma molto poco. Qui invece troviamo l'attacco per la camera. Esistono diverse camere per Raspberry Pi, da quella ufficiale, ma esistono anche altre versioni compatibili che hanno delle funzioni particolari. Per esempio c'è quello con la messa a fuoco aggiustabile, oppure ci sono le camere con un ampio campo visivo. Io ne ho provate diverse.
quello ufficiale infrarosso, quello con ampio campo visivo e anche quello col fuoco aggiustabile, perché quello ufficiale purtroppo non si può toccare la messa a fuoco, che per la maggior parte delle applicazioni va bene, ma per applicazioni particolari magari non va bene. Infatti a me mi serviva giocare con la messa a fuoco per un mio progetto a cui lavoravo in passato. Qui c'è invece un attacco stereo per le casse o per le cuffie e infine qui abbiamo i pin GPIO. GPIO significa General Purpose Input Output. Sono dei pin digitali a cui è possibile collegare qualsiasi dispositivo elettronico. Per esempio i LED, bottoni, motorini, qualsiasi cosa che sia di elettronico la si può collegare là. Esistono dispositivi compatibili con le porte GPIO di Raspberry Pi che si possono acquistare e fare le cose più disparate, però questo non vuol dire che non si possa creare un proprio circuito digitale che viene pilotato da un programma che fate voi su Raspberry Pi, perché le porte GPIO possono essere facilmente programmabili in quasi qualsiasi linguaggio di programmazione tipo C o Python. Io l'ho fatto entrambi e funzionano da Dio. Tuttavia non tutti i pin sono utilizzabili per qualsiasi scopo, perché general purpose significa qualsiasi scopo. Come vedete da questa immagine ci sono alcuni pin che hanno un'uscita di 5 volt che è molto utile per alimentare alcuni dispositivi elettronici. Ci sono anche le porte a 3.3 volt, anche queste sono utili per alimentare altri tipi di circuiti elettronici. Poi ci sono questi pin che sono la massa. Per quelli come me che hanno avuto a che fare con dei circuiti digitali sa che la massa è fondamentale. Però tutti gli altri pin si possono utilizzare per gli scopi più disparati. Alcuni hanno delle funzioni particolari che non sto qua ad approfondire, perché altrimenti questo video da informatica passa a un video di elettronica digitale e non mi sembra il caso. Però ognuno li può veramente utilizzare per quel che vuole. Insomma, questo cosetto veramente ha tutto quello che un qualsiasi computer ha. E l'ultima versione non è neanche così scarsa, perché il processore è un quad core a 64 bit. Adesso passiamo a perché è stato inventato. L'ingegnere britannico Eben Upton ebbe l'idea di inventare il Raspberry Pi per introdurre i bambini alla programmazione. Lui pensava che questa sua invenzione venisse utilizzata da poco più di 1000 persone all'interno dell'Università di Cambridge, ma in realtà se voi andate a guardare le vendite della Raspberry Pi del 2018 sono stati venduti quasi 20 milioni di dispositivi. È un successo economico che neanche il suo inventore se lo sarebbe mai aspettato. Per cosa viene utilizzato il Raspberry Pi? Il Raspberry Pi viene utilizzato per i motivi più disparati, lo si trova anche all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Ovviamente viene utilizzato per quello che è stato inventato, ovvero scrive del codice, ma viene utilizzato anche per molti altri scopi. Per esempio, molte persone si fanno una propria console retro gaming, basta installare un emulatore, collegare un joypad sia USB o Bluetooth e gioco è fatto. Prima o poi me la farò pure io. Poiché consuma poca energia, alcuni si fanno dei piccoli server casalinghi, tipo file server, per fare dei backup locali di dati. Altri sfruttano la camera per fare dei piccoli sistemi di sicurezza casalinghi. Altri lo usano per progetti di ricerca ad università, come facevo io. Invece altri, anche io stesso in questo caso, lo usano per dei progetti di elettronica digitale per i progetti più disparati. Bene! Volete un Raspberry Pi? Lo volete provare? Dove lo si trova? È possibile acquistarlo tramite i rivenditori ufficiali. In descrizione vi lascerò i link dei rivenditori ufficiali autorizzati in Italia. Ogni stato ha i suoi rivenditori ufficiali. Tuttavia, oggigiorno è quasi impossibile acquistarlo dai rivenditori autorizzati, perché c'è un problema di produzione che è dato da due motivi: la pandemia e la crisi dei semiconduttori. Perché non solo ne stanno producendo veramente molto pochi, ma c'è una richiesta altissima. Però è possibile trovarlo da rivenditori non autorizzati su Amazon o eBay. Molto spesso su eBay trovate quelli che se li vendono di seconda mano. Tuttavia, poiché c'è questa scarsità globale di Raspberry Pi, li vendono a dei prezzi allucinanti, perché questo cosetto non costa tantissimo. Tuttavia su Amazon o su eBay io ho visto dei prezzi tipo 3 o 4 volte più costosi, ma solo i Raspberry Pi. Molto spesso è possibile trovare i starter kit, che non solo contengono il Raspberry Pi, ma anche l'alimentatore, la scheda SD, cavi HDMI, il case e tanto altro. Dal mio punto di vista uno starter kit dovrebbe costare intorno ai 100 euro. Ovviamente il costo dipende anche dal modello di Raspberry Pi, perché indubbiamente quello da 8 giga costa di più di quello di 4 giga. Però ho sentito di gente che ha comprato dei kit per più di 250 euro e quello vi posso garantire che è un prezzo
esagerato. Io stesso, per il mio progetto di cui vi voglio parlare nel prossimo video, ho faticato per trovare un Raspberry Pi. In particolare cercavo un Raspberry Pi 0 a un prezzo onesto e sono riuscito a trovarlo per 25 sterline. Se avete delle domande, fatemi sapere nei commenti. E inoltre, avete mai utilizzato un Raspberry Pi? Fatemi sapere che tipo di progetto avete fatto, sempre nei commenti, così da non solo condividere la vostra esperienza, ma anche darmi qualche idea. Benissimo, pinguini, io per oggi ho concluso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando a questi video in cui vi spiego nel dettaglio le porte USB. E quindi, noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao, Kilo!